26 dicembre 1973, esce negli Stati Uniti L'Esorcista. Diretto da William Friedkin e interpretato dalla giovanissima Linda Blair e da Max von Sydow, il film è tratto dall'omonimo romanzo che racconta l'ultimo caso ufficiale di esorcismo avvenuto negli Stati Uniti. Il successo commerciale del film, favorito dal clamore che lo circonda per il moltiplicarsi delle reazioni isteriche e terrorizzate degli spettatori durante le proiezioni, contribuisce a dar vita a un filone di imitazioni e sequel che continuerà ben oltre gli anni 70.